tutti, bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video haul, di nuovo, sono contenta di portarvi questo tipo di contenuti qui sul canale, mi diverto moltissimo e spero che facciano piacere anche a voi. Ho qualcosina da mostrarvi, ma prima di svelarvelo e di mostrarvelo, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. E se ti va, seguimi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Trovi in sovraimpressione il mio nome, ma come sempre, tutto quanto giù nell'info box. Scusate la mia voce, sono super raffreddata, ma questo non mi ferma, anche se ho avuto un po' di pausa nel canale, perché ci sono state un po' di vicissitudini. Se mi seguite appunto su Instagram lo sapete, abbiamo fatto anche purtroppo una gita all'ospedale pediatrico al pronto soccorso perché c'era il piccolo che non stava tanto bene, quindi insomma il canale è passato un po' in secondo piano. Non vi lascio però mai da soli, infatti trovate sempre degli shorts quando non ci sono i miei video. Iniziamo subito con dei jeans. Erano contenuti all'interno di questa busta di plastica taglia 29. Non so esattamente a cosa corrisponda la taglia 29 in Italia, sinceramente, la vedete qui, però vi posso già dire in anteprima che mi sta larga. È un modello che calza dritto, mi ricorda tantissimo i jeans che si usavano negli anni 80, fine anni 80, inizi 90. E lo stile è un po' quello, tutti dritti, un po' larghi, non di certo attillati. Pensavo di aver misurato bene, ma o calzano proprio così e mi sembra però strano che calzino anche così larghi sul punto vita, oppure ho sbagliato io le taglie, non corrispondono perfettamente. Nulla di così tragico, basta una cintura, come vedrete poi nel filmato che vi faccio vedere in anteprima, è una delle altre cose che ho preso sempre in questo video haul. Però ecco, sicuramente una taglia in meno sarebbe andata molto molto bene, quindi credo una 28 a questo punto. Eccoli qua i jeans, particolarità strana, ho dovuto aprire il buco del bottone perché era chiuso, sigillato, cucito, che strana cosa. Comunque il jeans è così, vedete, tutto completamente dritto, mi ricordano tantissimo i jeans che si usavano quando ero bambina. Eccoli qua, tasche sul retro e tasche davanti, nell'etichetta è scritto tutto in, credo, coreano, forse giapponese, cinese, non lo so, no, non mi sembra coreano. Non so dirvi cosa c'è scritto sinceramente. Come vi accennavo, la questione della larghezza, sicuramente un modello che non calza aderente, quindi impossibile pretendere qualcosa del genere da questo tipo di modello qui, però molto largo, quindi io sono andata subito a mettere una cintura che faccio subito che mostrarvi, essendo uno dei pezzi di questo video haul. È uguale a quella dell'altra volta, solo che questa volta io l'ho presa in tonalità marrone. Non ha una chiusura classica, infatti è elastica. Si incastrano i due anellini ed eccola qua la cintura che ho appunto anche messo con questo pantalone qui. Essendo questo tipo di pantalone largo, non mi piace quando la maglia va a cadere sopra, la preferisco dentro il jeans perché mi piace dare un po' questo spezzato di largo sotto e non largo sopra, ma sopra metto qualcosa, non dico di attillato, però un pochino più stretto, non certo questi maglioni larghi perché non mi piace come stanno. Devo dire che non lo metterò senza cintura, mi ci devo abituare perché non sono per niente abituata a vedermi con questo tipo di jeans, quindi le scelte ovviamente sono sempre due: o mi adatto e lo metto con una cintura che appunto ho preso, oppure c'è il reso. Quindi queste sono le due strade da percorrere per quanto riguarda mettere o non mettere questo capo.
Fatemi sapere voi nei commenti se amate portare questo tipo di jeans fatti larghi. Come si chiama? Taglio sigaretta? Non lo so sinceramente. Ditemi anche qua nei commenti se lo sapete, perché io non so che tipo di modello è. Come li indossate voi? Avete qualche suggerimento da darmi? Io ho sempre, quasi sempre, indossato jeans skinny o comunque molto più aderenti. Questa è la prima volta, quindi questo è proprio fuori dalla mia comfort zone. Perciò se avete dei suggerimenti vi prego di scriverlo nei commenti e mi aiuterete sicuramente. Proseguiamo con il secondo capo, secondo e ultimo, un altro jeans all'interno questa volta di questo sacchetto con la chiusura, quindi questo molto molto utile, di solito io li tengo. Colore dark blu, taglia L40. Questo qui è un jeans skinny, perché c'è scritto proprio qui, eccolo qua, vedete? Eccolo qua. Perciò io ho letto che era skinny, ho preso una L perché le misure mi sembravano corrette, ma è veramente molto skinny. Cioè questo qui è un leggings, non è un jeans. Perciò chissà, magari la XL in questo caso mi sarebbe andata meglio, perché forse vestiva un po' meglio, o forse no perché doveva andare proprio così, non lo so. Comunque, questo qui è decisamente più stretto, forse pure troppo, quindi quello di prima troppo largo, questo troppo stretto. Erika, questa volta non ci ha azzeccato, però insomma li metterò lo stesso perché mi dispiace, poi mi piace, mi piacciono. Comunque, il brand è questo qui, c'è ancora l'etichetta attaccata, l'ho voluta tenere perché in realtà sono indecisa se renderli, quindi è per quello che ho mantenuto le etichette. Eccolo qua, questa è una taglia 40, perciò forse almeno c'è scritto 40, quindi deduco che valga come la 40 italiana, non lo so ragazze. Controllate sempre le misure, anche se appunto ogni tanto ci sono questi 2 cm di scarto, che in certi capi conviene contarli come inferiori, tipo questo, in altri aggiungendone come quell'altro. È chiaro, due tipi di jeans diversi. Ma torniamo al nostro jeans skinny, per tutti e due jeans a vita alta. Questo qui aveva invece il buco del bottone aperto, la zip, non ha le tasche davanti, ha solo le tasche dietro, e al fondo vi faccio vedere passando la gamba, guardate, è strettissimo. Infatti a un certo punto mi è venuto il dubbio di fare anche un risvolto per farlo sembrare meno stretto, non lo so, magari in estate mi piace avere il jeans non così tanto lungo quando sono costretta a metterlo, lo devo mettere. Però invece in questo caso, con questo jeans skinny, preferisco molto di più avere una maglia, una camicia larga che anziché aderente. E un altro punto un po' a sfavore è il fatto che non ha i buchini per mettere la cintura, quindi meno male che questo va bene, perché se no non potrei, va bene di vita, perché se no non potrei stringerlo in alcun modo. Quindi questa cosa non mi piace tantissimo, proprio perché non costava assolutamente niente mettere 2 buchini per una cinturina. Tutto sommato sono abbastanza abituata a portare cose skinny, perciò forse mi ci rivedo quasi di più rispetto all'altro, ma credo che sia una questione di abitudine personale e basta. Non credo che ci sia altra motivazione. Non me lo aspettavo così tanto tanto skinny, però mi piace come calza perché è morbido, anche l'altro è molto morbido come tessuto di jeans. Sono entrambi molto confortevoli addosso e non danno fastidio, non mi stringono, e quindi non posso che apprezzare questo lato del tessuto del jeans. Certi sono troppo stretti e come tessuto molto molto duro, non cede neanche un pochino, e quello non mi piace. Invece devo dire che per entrambi il tessuto è buono. Nel filmato mi vedete poi a un certo punto indossare una borsa. Eccola qui la borsa che mi vedete nel video, era contenuta all'interno di questo sacchetto, quindi sacchetto di plastica con la chiusura appiccicosa.
e sacchetto di stoffa dove c'era all'interno la borsa. Voi mi direte, ma Eri, hai preso tre borse lo scorso video, che ne, un'altra ne prendi? Avete ragione, ho fatto il danno perché ho già rotto una borsa e non è più recuperabile perché mi si è incastrata in macchina nel freno a mano, meno male che era tirato, e che ero parcheggiata. Prendo la borsa, non ho visto che si era incastrato proprio lì nel freno a mano che avevo tirato, la strattono perché ero un po' di corsa e si è praticamente aperta. Non c'era neanche la possibilità di aggiustarla ed era la borsa quella un po' a mezzaluna, che io dicevo mi piace un po' meno. È però quella che contiene più cose, le altre due sono un po' più piccoline, quindi per praticità, per tutti i giorni, per andare a lavorare, mettevo quella che ho distrutto e quindi ho detto vabbè, prendiamone un'altra. Questa è fatta un pochino diversa, si può mettere sia a spalla che a tracolla, nel video me la vedete sia a spalla che a tracolla. Ora, mi piaceva perché ha i fiocchetti troppo carini, la chiusura con i bottoni e la zip, quindi mi piace questa doppia chiusura. All'interno, vedete, per farla stare un po' più gonfia, aveva questo pezzo di plastica gonfiata, cartellini, dentro ha una sola piccola cernierina proprio qui. Il brand è Noro Moro, ecco qua. Mi piaceva, un po' particolare, diversa dal solito, con questi fiocchetti e questo gioco un po' così. E appunto, se sono di corsa, io di solito la metto a tracolla, così, e sono a posto. Se c'è bisogno, si accorcia, si mette a spalla e diventa una borsa a spalla. Mi piace questa doppia funzione. E mi piace la delicatezza che hanno avuto nel mettere questa bustina. Mi piace, la trovo molto elegante questa, questo impacchettamento delle borse, anche perché quando non la usi più, perché essendo magari di similpelle in estate non la vuoi, la puoi riporre proprio qui all'interno del suo sacchettino, nell'armadio, non si rovina, non si macchia o comunque non ingombra nella sua sacchetta e sai dove riporla. Quindi voto 10 per l'impacchettamento. Non ha altri scomparti all'interno, avete visto c'è una sola cerniera. Questo, se cercate qualcosa di diviso, è una pecca, ve lo devo dire, però mi piace. Ma ne ho presa anche un'altra sbagliando, questo potremmo chiamarlo il video di Erika sbagliato. Ho preso un'altra borsa, mio gatto si è morsicato la plastica, non so perché lo fa, ma lo fa. Questa borsa, ve lo dico già, è no, perché anche questa borsa a mano oppure a tracolla. Questa ve la faccio vedere perché ho a tracolla, adesso è corta, questa va portata un po' più lunga, se no potete portare a spalla, così. Anche se è molto stretta, quindi questo con un giubbotto non lo mettete, quindi questo è così, oppure lo mettete in questo modo, o ancora proprio a mano. Ma a me non piace portare le borse così, le trovo molto molto scomode. Cosa non mi piace di questa borsa? Di questa borsa non mi piace il fatto che c'era sull'immagine di Yes Style, però mi sembrava addirittura più grande di così questa borsa. Come chiusura ha un poussoir, un click clack, come lo chiamate voi? Basta, qui ti mettono le mani dentro e ti fregano la qualunque, e quindi non mi fa impazzire. Carina la taschina qua davanti, ma anche qui c'è un solo poussoir, quindi ti possono rubare quello che c'è dentro. Qui invece non c'è nulla, c'è nessuna chiusura, c'è solo la taschina così, che all'interno non ha nessun tipo di tasca o divisorio. E ho sbagliato, mi sembrava ci fosse di più, mi sembrava più grande, perché in realtà così, senza scomparti, è pure piccola. Adesso non so se ci posso mettere una cerniera, io non sono brava a cucire, ma non ho neanche tanta voglia di andare a farmi cucire una cerniera per questo. E poi è proprio tessuto tela, ecco,
Questa qui la utilizzerò come borsa o per quando vado in mare, in spiaggia, oppure a lavoro. Non come borsa principale dove dentro ci metto il portafoglio, il cellulare, queste cosine qui, ma come porta pranzo. Io mi porto il pranzo dietro, mi porto l'acqua, alle volte faccio un po' di spese, quindi ho sempre una di quelle borse di tela, prenderò questa anche, in qualche modo la riciclo, per me è bocciata. Se qualcuno va all'università ci mette dentro il portatile, i libri, non lo so, forse può andare, ma per uscire questa no, non mi piace. E adesso veniamo alla cosa che non vedo l'ora di provare. Dunque, questi sono intanto due portamonete, portafogli piccoli, presi per quelle borse piccole che non avevo così piccini, ma ve li faccio vedere dopo. Li appoggio qua perché la cosa che non vedo l'ora di provare, fatemi sapere se volete un video, è questa: una tinta. Ebbene sì, tinta a mousse, vedete? Creamy Bubble Color, quindi è una spuma, cioè veramente assurdo, colore soft brown ed è una tintura per capelli. Beautiful color finish from inside out. Tutte le istruzioni ovviamente sono in coreano, userò Google Translate, ma ci sono le immagini che ci aiutano un pochino. Vedete? È proprio una spuma, cioè, questa cosa è veramente assurda. Stavo vedendo che per fortuna c'è scritto anche in inglese. Però sì, raga, è una tintura perché c'è scritto di tenerlo in posa 20-30 minuti, quindi non l'avevo mai provato, ma per chi è inesperto credo che una tinta fatta a spuma sia perfetto perché non è neanche difficile da applicare. Qui ci sono tutte le sfumature di colore che potete ottenere. Io sono più o meno così circa, dovrebbe venire questo colore qua. Un po' mi sa tanto che è l'ora, perché quando ho i capelli bianchi, sperando che li copra, devo leggere proprio bene, arriva subito la tinta, di solito vi faccio il contenuto, quindi anche di questo arriverà. Qualcuno di voi per caso l'ha provato, ovviamente me lo dica nei commenti se ha dei suggerimenti da darmi, se no farò io da cavia per voi. La marca credo che sia Kao, eccola qua, Kao. Niente, oggi la messa a fuoco non vuole collaborare, mi sembra. Lei è felice della sua tinta, quindi speriamo. Ultimi due pezzi sono i portafogli. Questa volta, se avete notato, non c'è skincare. Ci sono vestiti, accessori e un prodotto per i capelli. Allora, inizio da questo. Questo è un piccolo portafoglio. Io li ho già aperti, li ho rimessi dentro per farvi vedere come mi sono arrivati. Quindi all'interno della pellicola di plastica e con la carta che le avvolge per evitare che si rovinino. Questo è rosa con le ciliegie, eccolo qui. Il giorno che anch'io avrò la carta d'identità elettronica ci starà la grande, invece viaggio ancora con quella vecchia di carta, quella gigantesca, e vabbè. Comunque qui c'è il posto per le banconote, il posto per le tessere, bancomat, i documenti. Qui c'era il pezzettino di carta, l'ho tolto, e lo spazio per le monete. Qui all'interno c'è un pezzettino di plastica morbido, eccolo qua, anche abbastanza spazioso. Per le borsine piccoline è perfetto perché c'è tutto: monete, soldi di carta, bancomat, quindi soldi digitali e documenti. Mi piaceva tanto anche con rosa con le ciliegie. E questo qui è il primo, simil pelle diciamo, ma è molto rigida. Non so se c'è un po' di ASMR, ecco, vedete un po' è rigido, però a me piace. Fatemi sapere anche voi ovviamente se vi piace. Ultimissimo pezzo di questo video haul è un portafoglio, anche lui un pochino più grande. È sempre all'interno, è arrivato sempre all'interno della plastichina, forse un po' troppa plastica. E poi dentro c'è un pezzo di cartone che teneva fermo per evitare che si rovinasse, penso, non lo so. Un'altra carta velina per evitare di rovinare il portafoglio. Un altro
pezzo di carta per evitare che si rovini il portafoglio, un altro pezzo di plastica all'interno da spessore e poi abbiamo un altro pezzo di plastica, questa però è l'etichetta, eccolo qua, che ti dice che è rosso e il brand. Tanta carta e tanta plastica in questi portafogli, si potrebbe forse dimezzare un po', ma mettendo da parte la parte ecologista, scusate il gioco di parole, vi presento adesso il portafoglio. Color rosso, chiusura con il pulsuare, il click clack, come lo chiamate voi questo bottoncino, con una foglia carina, mi piace, color oro in questo caso, simil oro, con la scritta romantic. La apriamo e troviamo il posto per tutte le tessere, tutti i bancomat, la carta di identità, la patente, insomma tutte queste cosine qui. Poi la parte per la moneta di carta, il contante, e poi anche qui abbiamo il portamonete. Anche questo completo di tutto ed è piccolino perché come vedete non è molto molto grande. Color rosso, non l'avevo mai preso di questo colore ma mi è piaciuto, eccolo qua. Con questo portafoglio rosso si conclude qui il video haul. Vi aspetto nei commenti come sempre per dirmi se vi sono piaciute le cose che vi ho mostrato in questo video. Vi ricordo ancora che c'è un codice sconto sul sito di Yes Style, valido sempre e su qualunque tipo di cosa, vestito, skin care, hair care, accessori, qualunque tipo che è il mondo di E, ed è sempre valido e vi farà risparmiare qualcosina per i vostri acquisti su Yes Style. Con questo io vi saluto e ci vediamo tutti quanti al prossimo video. Per non perderlo, super semplice, basta iscriversi al canale attivando la campanella, così vi arriverà una notifica, si spera, e quindi non potete perderne neanche uno. E ricordatevi di lasciarmi un pollice in su a supporto del canale. Sono due gesti super semplici, mi aiutano tantissimo con l'algoritmo di YouTube e a voi non costano nulla. Ringrazio ancora una volta tutte le persone che ogni giorno scelgono di entrare a far parte delle mie community. Grazie, sappiate che sono molto contenta e vi do appuntamento a tutti quanti alla prossima. Ciao!